Ciao a tutti da Giuseppe e vi dico buona domenica. Allora, questo video lo voglio fare perché ho sempre fatto video di guadagni, di profumi, altri guadagni extra. Ma oggi voglio fare questo video giusto per parlarvi di me. Vi voglio proprio parlare di me. Allora, io sono più di 10 anni che sono in internet. Diciamo che questo qua sarebbe il secondo account Facebook che faccio, perché il primo ho iniziato nel 2012 e la mia passione vera e propria è parlare del Vangelo di Cristo. Però poi ho voluto cambiare un attimino e mi sono messo a vendere prodotti per la casa, profumi, prodotti digitali. Non a caso ho messo il mio profilo chiamato Cosmesi Profumi Creator Digital. Però quest'oggi vi voglio dire più o meno, voglio raccontarvi un po' di me. Come ripeto, io nasco dal 2012, poi ho chiuso l'account e adesso ne ho riaperto un altro, ma non è che sono fresco. Mi sembra che nel 2002-2004. Come ripeto, io ho degli hobby. Il mio hobby è presentare attività online, presentare carte, presentare siti, presentare network. Io ho 59 anni e niente, cerco di portare, di mandare avanti questo hobby. Io ho due canali YouTube, un canale TikTok, canale Instagram, canale Twitter, e adesso praticamente sto cercando di esaminare un tipo di guadagno che per me, io parto sempre come un hobby. Si tratta di fare dei video, diciamo, delle foto, generare delle foto dai video stessi senza metterci la faccia su Pinterest. Come tutti voi sapete, e per chi non lo sapesse ancora, Pinterest è un sito dove è governato, c'ha un traffico di milioni di utenti tutti i giorni. Quindi cosa fai tu? Prelevi la immagine, o meglio prelevi un video
un video verticale shorts da qualsiasi altro canale che abbia un'alta richiesta di utenti, fai un'immagine che ti piace da quel video e poi vai ad applicarlo su Pinterest. Però ci sono dei passaggi da fare per poi essere pagati. E mi sembra che per ogni video che uno pubblica con elevata chiamata, parliamo di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di utenti che hanno visto quel video, tu dovresti prendere 3 euro a video. Più lo guardano, quindi a questo punto immaginate, più video tu metti su Pinterest, che poi si metterà un link dove l'utente verrà visto che interagisce con Pinterest, vorrà vedere questo video e li andrà a vedere, perché si metterà poi il link in Pinterest dove si reindirizzerà l'utente che vuole vedere quel video nella pagina dove risiede e vedrà il video. Quindi più video tu io applico, più sei pagato. Questi sono gli hobby che faccio. Certo, se uno deve parlare di soldi, tutti, ma no, queste cose qua adesso le voglio dire io, ampiamente. Allora, io vi dico solo una cosa, io sono un consulente di profumi, ma a me non mi è mai piaciuto andare a vendere i profumi. Cercare le persone per vendere i profumi, lo voglio dire, c'è niente da fare, adesso io mi apro e mi sbottono. Allora, cercare di vendere un profumo è molto difficile, ma sapete perché è difficile? È difficile perché il mondo internet è saturo di persone e personaggi che vendono originali, simili agli originali. Quindi tu saresti come un pezzo di polvere, un granello di polvere in mezzo un intero universo di networker. Io sto pensando appunto da qualche mese a sta parte di mollare i profumi, mollarli proprio, anche perché tu per restare lì dovresti attivarti con 60 euro di autoconsumo, d'accordo? Alla fine poi 60 euro, se tu sei un monoreddito, ti pesano 60 euro. C'è chi ti dice, ah ma tu prendi un pezzo alla volta qua, là, giusto per far vedere che... No, non mi interessa niente. Allora io, di profumi, ho comprato un kit quando ero con la Shogun, e mi piace dirlo chiaro. Io adesso sono con CM e non mi interessa. Quando ero con la Shogun, mi hanno obbligato, e dico obbligato, quindi chi è di Shogun deve guardarsi bene da Shogun, perché Shogun, nel momento in cui voi non acquistate o non vendete, vi chiudono il codice, d'accordo? Come è successo a me. Io poi sono passato in un'altra azienda, poi un'altra ancora, e mi sono chiuso a riccio, nel senso che ho deciso inequivocabilmente di cessare l'attività dei profumi. Quando chiuderanno il codice, se lo vogliono chiudere, ben venga, tanto a me non mi interessa, non mi interessa più niente a me dei profumi. Quello che mi interessa invece è creare con i canali qualcosa praticamente per poter cominciare a vedere i soldi. Ma prima di vedere i soldi bisogna vedere i follower, le persone che interagiscono, che io sono più interessato a vedere persone che interagiscono e i tuoi canali cominciano ad elevarsi, ad ingrandirsi. Quindi
Io adesso vi ho spiegato in linea di massima quello che sto facendo e da dove provengo, che sono indipendente Fiat, che cerchiamo di arrotondare, che partiamo con gli hobby, d'accordo? Poi gli hobby, se vediamo che funzionano, si trasformeranno in guadagni. Attualmente stiamo costruendo, punto e basta. Quindi io credo che se c'è qualcuno in diretta possiate interagire con questo video. Scrivete ogni commento, io vi rispondo. Prevalentemente e prettamente io ho fatto questo video, l'ho voluto fare per parlare di chi sono io, cosa faccio e parlare anche dei miei hobby. Beh, questo è il mio hobby preferito, internet, lavorare su internet, creare qualcosa di duraturo e di scalabile. Quando si parla di scalabile si parla di un canale che possa andare su, come i mi piace, i follower, le iscrizioni e quant'altro. Io a questo punto ti chiedo soltanto di mettere un like, perché adesso questo video andrò a metterlo su TikTok, su YouTube e sugli altri social, specialmente TikTok. Seguitemi, vi chiedo di seguirmi, di mettere un mi piace, di fare tutti i vostri commenti possibili ed immaginari. Io vi rispondo a tutti. Se lo stai vedendo adesso questo video, bene. Se tu lo rivedrai durante che è pubblicato, risponderai. Ma ti supplico e ti chiedo questa grazia, su YouTube, per favore, metti un like, commenta ed iscriviti. D'accordo? Perché io non faccio soltanto questo video, ne faccio altri. Ti iscrivi anche per ricevere le altri video come questi, o di lavoro o di hobby e via discorrendo. D'accordo? Quindi se sei interessato a questi argomenti che io ho citato nel video, per favore iscriviti, attiva la campanellina, metti like e condividi questo video. Io vi ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo video. Buona domenica a tutti. Ciao. Ciao da Giuseppe.